Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario e Luigi che sono usciti nuovamente dal corpo di Bowser e hanno raggiunto la cima di questo incredibile montagna. Siamo arrivati oltre il cielo e abbiamo trovato un'entità che ci ha rivelato dov'è l'ultima cura stella. Ora, io dovrei scendere giù per il tubo, ma vorrei prima risalire da questa parte e andare in questa zona che ho mancato. Lo so che non ci sarà niente di che, probabilmente qualche moneta, forse qualche blocco, ma non lasciamolo comunque indietro. Eccoci qua. Vediamo che cosa c'era in questa zona. Probabilmente nulla. Guanti fungo. Vabbè, buttali via. A volte usi un fungo prima dell'azione. Wow, bello. Totally worth it. Ok, direzione foresta allora. Quindi andiamo da questa parte. Dunque. Io inizierei a racimolare anche i pezzi dell'attacco speciale. E anzi, ti direi, potrei farlo per la prossima volta. E anzi, in realtà non mi ricordo se Mario e Luigi devono andare al castello di Bowser, ma io un salto ce lo farei. Comunque, prima di tutto occupiamoci delle varie zone della foresta. Quindi iniziamo da questa e andiamo da questa parte. E tra l'altro stiamo attenti anche alle eventuali, dai Luigi, dicevo, alle varie eventuali X sul terreno. Negli ultimi giorni si sono verificati molti incidenti nella foresta. Campi calpestati, castelli caduti, mostri giganteschi. Le misure di sicurezza sono state aumentate, perciò non si passa. Cosa? Taselli attacco? Spiegati meglio. Sono cose dentro i blocchi come questo? Quando vengono colpiti escono cose come queste? E op, li prendete più o meno la cosa del genere? Poi quando si avvicina un mostro cattivo voi pim pum pam e ve lo spazzate? Ho capito bene? Lo sapevo! Siete soggetti pericolosi! Siete venuti a infrangere la pace della foresta! Non posso permettere altri danni alla foresta. Mi promettete che non distruggerete nulla? Certo! Lo giurate! Va bene, andate e recuperate i tasselli attacco, ma comportatevi bene. Sono 10 in tutto e vorrei che ve ne trovaste più della metà. Se ne trovate almeno 6 potrò rimuovere le misure di sicurezza. Soltanto uno. Non bastano a garantire la pace della foresta. Ci sono 10 tasselli attacco in tutto e vorrei che ne trovaste più della metà. Forza, ve ne mancano ancora 5. E vai. Va bene, dunque, i tasselli attacco. Di qua non c'è nulla, di qua quindi è chiuso. Il primo tassello che vedo è qua e qua ce n'è un altro. Andiamo verso l'ignoto prima magari. Andiamo da queste parti, vediamo se troviamo qualcosa, visto che sono parti che ancora non abbiamo visitato. Ad esempio, non penso ci sia un tassello attacco, però già almeno una X. Esatto, un fungo speciale e 100 monete, buttale via insomma. Siamo a quasi 20.000 monete di nuovo, tra l'altro. Ah, dannazione, volevo saltargli in testa, non ho fatto mai in tempo. Porca miseria. Hai capito i bagarozzi, veloci. Ecco fatto, beccatevelo e portatevelo a casa. Se riesco a fare la spilla intera, sarei curioso di sapere quanto mi danno. Aia, ucciso con un colpo effettivamente. Perfetto. Allora, loro probabilmente non ce la faremo. Però, se anche i prossimi sono 5, beh, 100 l'uno. Mica male. E abbiamo ottenuto 2 super funghi. Vieni qua. Ah, non l'ho fatto in tempo mai. Voi invece quanto ci date a noi? Niente, perché sono nemici che uccidevamo anche con Bowser con una fiammata, quindi via. No, gli insettini volentieri. Dicevo, gli insettini volentieri li ucciderei perché sono, ecco, ad esempio, questa è la zona nascosta. Sono, dicevo, 100 punti l'uno. Buttali via. Poi sono anche aumenteranno i punti azione, sicuro. Un modo veloce per aumentare aumenta del 30% la barra dei fantastici, così
Anche solo con una martellata o con un salto doppio, sono 5 volte che riesce a fare un fantastico. La ricarichiamo molto più velocemente così. Ed eccoci qua in una zona completamente nuova per noi. Vediamo. Ecco fatto. Preso. Solo questo c'è? Mi sa di sì, non c'è nient'altro che posso martellare, vero? Però per ovvia sicurezza me lo terrei, sai? Se riesco a passare, esatto. Vediamo se mi fa passare. Non si sa mai. No, in realtà forse non serve a nulla. Ecco fatto. Uffete. Come arriviamo da questa parte? Saltando. Come è giusto è che sia. Fungo vita. Facile. Primo tassello, anzi, secondo tassello attacco recuperato. Te ne mancano ancora 8. Altra X per Mario e Gigi. Ecco, qua sarà speciale vita. Va bene, non importa. Chissà Mario e Luigi come combattono questo nemico. Perché in teoria loro mica possono risucchiare. Allora, non ho voluto colpirlo troppo forte perché non volevo ucciderlo. Volevo vedere se potevo rubargli i soldi. Però a quanto pare è una cosa che può fare solo Bowser. Vediamo, almeno un... niente, neanche un premio, peccato. Che succede? Cosa fa? C'è un muro invisibile che non mi permette di passare, guarda. Ecco qua, nuovo tassello attacco. Siamo a 3 su 10, perfetto. E altre 100 monete. Ma ovunque ci sia un tassello attacco ci sono 100 monete. Ascolta, vieni qua. Let's go! Okidoki. Ammetto che credevo l'avrebbero uccisi con un colpo. Pammete! Tanto vabbè, in realtà non mi serviva fare... Perfetto, ma almeno... Basta un po'. Ecco qua. Ho capito che sei incazzato però. Vediamo. Oggetto. Niente. Che tristezza. Oh, eccone qua uno invece. Vieni qua. Preso. Perfetto. Ok, e sono 5. Aspetta. Aia. Aia. Ma dai. Che palle averne mancato uno. Mi ha devastato tutto il tempismo. Bastoni. Dai. Preso. E non ho fatto neanche fantastici perché giustamente li avevo già debilitati tutti. Vabbè, in realtà non è che abbiamo guadagnato chissà cosa. Erano 100 punti l'uno e siamo arrivati a 600. Però... eccoci qua. Parababarababa. 4 su 10. Ce ne mancano 6. Altra X sul terreno. Ecco fatto. Non penso che nel campo di carote troveremo nulla di utile. A parte, vabbè, questa X. Ma per amor di causa, fa un giro. Ce la facciamo lo stesso, giusto? Anche per uccidere i bagarozzi. Quindi uno a Luigi, uno a Luigi. Tutto da Luigi. Presi. Sta bene, scemi. L'unico che... porca miseria, avevamo colpito, siamo... Allora, Mario, Luigi, Luigi, Mario, quindi... Non ho capito quanti ne ho presi, ma sicuramente ne ho colpiti un paio. Preso. Vabbè, in realtà, ascolta. Ah, vabbè, fa niente. Ecco qua. Ma proprio il tempo di farti colpire, eh. Proprio ce lo lasci pienamente. Grazie. 600 punti esperienza e un super fungo. Che poi, come ho già detto, io questo gioco l'ho giocato molto tempo fa. Quindi tutto quello che succede per me è abbastanza relativamente nuovo. Perché io non mi ricordo proprio tutto, tutto, tutto. Ad esempio, qui poteva succedere qualsiasi cosa che non me lo sarei neanche ricordato. Poteva... uscire, che ne so, una boss fight a forma di carota.
Lo so che non sarebbe successo, però. Allora, per arrivare da questa parte dobbiamo spinnare e dobbiamo partire da qua. Perfetto. Devo arrivare qua sopra, perfetto. Allora, spin. Mi piaceva un sacco Superstar Saga, che ogni cosa che facevi aveva un suono, un rumore, loro parlavano. Io l'ho già detto più di una volta, sarò anche nostalgico forse, ma il migliore della saga rimane Superstar Saga originale. Scusami Luigi, ho sbagliato io. Superstar Saga originale, quello per il Game Boy Advance. È il primo della serie, aveva veramente aperto... Oh no, pensavo di essere arrivato. Ha aperto un mondo a dei bambini che quel tipo di giochi probabilmente non ci sarebbero avvicinati se non fosse stato per un gioco simile a questo. Cioè, io è grazie a questo gioco che nel tempo mi sono avvicinato a, appunto, giochi di questo tipo, con questo tipo di meccaniche. Ammetto che speravo di trovare un blocco attacco qua. Questo vuol dire che forse si nasconde... Ecco, da questa parte. Ai 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 ai, dobbiamo farci un bel giro. Ma in realtà è stato anche un caso. È stato un caso una volta che un gioco appunto a turni mi è capitato tra le mani per puro caso. Quando mia sorella mi regalò per la prima volta il mio primo Nintendo DS, il venditore aveva messo all'interno non solo appunto il suddetto Nintendo, ma anche Luigi, Mario, ok basta. Aveva messo anche un po' di giochi all'interno, tra cui Golden Sun e Yu-Gi-Oh! 2006. Anzi, usiamo il martello. Yu-Gi-Oh! 2006 mi ci sono spaccato, ma anche Golden Sun. È vero, da bambino forse non l'avrò giocato al meglio. Luigi, Mario, Luigi, Mario, ok. Però, grazie a quel gioco, mi ci sono avvicinato un sacco e mi sono innamorato della saga di Golden Sun. Cioè io, quando annunciarono Golden Sun per il Nintendo DS, madonna mia, mamma mia, quanto l'ho atteso veramente. E quando l'ho giocato, un po' sono rimasto stranito da come l'avevano sviluppato, ma nello stesso tempo mantenuto la stessa formula. Golden Sun è proprio un bel gioco e credetemi, io non vedo l'ora di portarlo qua sul canale. Non vedo veramente l'ora. Quinto pezzo. Questo vuol dire che forse questo qua è l'ultimo. Però vorrei visitare questa zona. Ah, no, ho capito dove siamo ora. Qui è dove Sogghigno ha venduto il finto fungo a Bowser. Questo tra l'altro dovrebbero darci un bel po' di esperienza. Però possiamo solo colpirli con i martelli. E li riusciamo anche ad uccidere. Non male. No, troppo tardi. Ah! Dai. Ovviamente. Pezzo di stronzo. Quando c'è il coso per curarti, col cavolo che si fanno prendere. Ecco qua. Altro fantastico, bravo Gigio. 720 per 3, mica male. Questo nemico ad ora è quello che ci sta dando più punti esperienza. Allora, una X sul terreno. Grazie. Posso passare? Certo che posso passare. Allora, calmi tutti. Primo, secondo e terzo saltello. Parapaparapam. E ora possiamo tornare dal brucone. Ah, però aspetta, ci sono altre due zone qua. Allora, facciamo una cosa. Prima andiamo a vedere al vecchio negozio di Sogghigno se qualcosa lo possiamo recuperare. Ad esempio, queste X le prendiamo. Anche questa, che è dove Bowser ha iniziato la sua magica avventura. Qua non c'è nulla, vero? Sembrava una zona nascosta. Non c'è assolutamente nulla. Dunque, prima scendiamo di sotto. Vediamo se per esempio troviamo qualcosa di utile. Difesa, vita, vabbè. La vita è una difesa, no? Mentre di qua abbiamo trovato uno shortcut. Vabbè, in realtà guarda che
Tutto di guadagnato per noi in questo shortcut. Certo, ad ora come ora non ci serve nulla, però, per esempio, di qua dove finiamo? Ah! Ah, nel castellone! Mica male, io volevo proprio venirci. Lo facciamo la prossima volta il castello. Lo facciamo la prossima volta. Di qua invece dove finiamo? Di qua? Siamo già nel castello? Allora, ok che non posso passare. Però non mi ricordavo che già avevamo sto shortcutone. Effettivamente basterebbe chiedere agli emoglobin dove ci portano ogni tubo. Però io sono furbo e non lo faccio, voglio scoprirlo. Mi rimane la sorpresa almeno. Ci curiamo con la bevanda, ecco fatto. Vediamo se il negozio dentro Bowser ha qualcosa, ma ovviamente ciaone. Però quello degli strumenti qualcosa di utile ce l'ha, dai, almeno questo. Se ce li hai, le noccioline, bravo. Le noccioline non mi farebbero schifo. Facciamo una decina di noccioline e basta per il momento. Le noccioline le prendo perché sono più utili dei funghi ad ora come ora. Questo qua. Yes, che culo, dai. Hai vinto il primo premio, il 40%. Ottimo. Di qua, aspetta, prima volevo colpirlo. Dicevo, prima uccidiamo loro, che ci danno un bel po' di punti esperienza e soprattutto facciamo ancora qualche fantastico. Sto iniziando a riprenderci un po' il tempismo con gli attacchi. All'inizio veramente facevo schifo a me stesso perché sbagliavo. Aspetta, aspetta. Sbagliavo i tempi. Uno, due, tutti e due da Luigi, eh. Preso, sempre lo stesso tra l'altro. Bravo. Ecco qua. Poi bravo Gigio. Sai che forse non riesco a prenderlo. Ah no, forse dai. Dicevo, forse non riesco a prendere la barra piena, però vediamo. Bravo Gigi. Quasi quasi mi farei colpire. Bravi. E via di punti extra. Siamo 720. Pochino, super fungo. Pochino pochino ci mancava. Dentro qui troviamo un magifungo. E invece qua sotto niente. Pensavo ci fosse una zona in cui cadere. Va troppo veloce. 1, 2, 3, 4. Tutti da Mario, eh. Troppo. Troppo presto. Ah, esatto, troppo presto anche per questo. Bravissimo. Allora, sicuramente ora come ora questa combinazione di spille ci è utile, perché ci permette di guadagnare un pochino di più di soldi e un pochino di più di esperienza. Il problema cos'è? Che dovendo essere obbligati a fare per forza i fantastici, non sempre ci capitano e quindi tardiamo nell'ottenere i suddetti bonus. Quel bel 5 mi è piaciuto. Preso, andata bene. 4 punti azione. Gigi invece che cosa ti aumento? Gigi è molto avanti di punti vita. Effettivamente dovrei aumentarli anche a Mario. Preso. Bravissimo Gigio. La velocità è relativa, ve l'ho sempre detto, però almeno riusciamo ad attaccare in contemporanea con Mario e Luigi e non dividere il turno appunto fra lui, un nemico, e poi di nuovo Luigi. Benissimo, io direi che possiamo tornare indietro e lo farei a piedi. Lo farei a piedi perché non ha senso che prendo il tubo per tornare indietro per poi ritornare avanti al momento. E rieccoci dal Brucaliffo, ciao! Avete recuperato i tasselli attacco? Ne avete recuperati 6 tasselli attacco, bravi! Vi siete dati da fare! Rimuoverò le misure di sicurezza. Recuperate tutti i tasselli attacco che trovate più avanti, ma comportatevi bene. Quando li avrete trovati tutti potrete scatenare un attacco di potenza pari a 1000 terremoti! Sento puzza di pericolo, fate in fretta! Wow, cioè questo è il tuo sistema di sicurezza? Metterti davanti all'entrata e uno che ti salta, ti schiaccia e altre cose varie? No, eh? Non ti potrebbe uccidere effettivamente.
Ti potevamo prendere a martellate sui piedi fino a farci passare. No, no, no. Lui è il motivo di sicurezza. Allora, dobbiamo passare di qua. Come facciamo a passare? Posso farlo? Ah, giusto, stupido. Mi dimentico spesso di questa abilità. La usiamo talmente poco. La usiamo talmente poche volte che... Mario! Ah, me la ricordo questa parte. Mario! Ti salverò io. Tucchetetunk. E ho ancora il martello, perfetto. Ah, certo, certo. Mario! Aspettami, sto arrivando. Guarda che Luigi... Scemo scemo tanto non è. Lui è abile tanto quanto Mario. È solo un po' fifone. Quello, purtroppo, non gli si può dire nulla. Mamma mia. Volevo evitare i nemici per non far livellare Luigi sopra Mario. Però, vabbè, per un nemico solo. In teoria ora dovrebbero essersi rilivellati. Mario! Dicevo. Oh no, di nuovo dentro qualcos'altro. Perché finiamo sempre queste situazioni merdose? No, Luigi adesso va avanti rispetto a Mario. Oh, era giusto. Detesto quando succedono queste cose, quando due personaggi si sbilanciano. So che è una cavolata, però... ecco qua. Dicevo, so che è una cavolata, però... A me dà fastidio. A me dà un fastidio assurdo. Cioè, hai due personaggi che giocano nello stesso momento assieme... Poverino Mario. E finiscono che uno sale prima dell'altro. Sai che questo è vomito. Cioè, Mario è appena stato vomitato fuori da una calza. E Luigi è dentro un cadavere, ricordiamo questo. Eh? Da poverino. vabbè. Ma sai che in realtà si sta comodi? Non è male. E ovviamente ora non possiamo fare nient'altro. Una sveglia rivincita, mica male. Barabarabam. 7 su 10, ce ne mancano 3. Tra l'altro, aspetta un secondo, qua non ci sono X sul terreno, vero? Non devo tornare indietro poi a recuperarle. Mi sembra di no, però. Tra l'altro ora i nemici, esatto, non dovrebbero attaccarmi. Non c'era il capo laggiù. Lo sai che assomiglia un sacco al capo. Ma io tipo non gli posso saltare in testa. Comunque meglio evitare. Come ho detto non voglio. Ecco qua ci sono un sacco di X che dopo tornerò assieme ad uccidervi tutti. Vai Gigio. No. Non ci arrivi. Bravo. Parababarababam. Perfetto. Siamo a 8 su 10. Detto questo, 9 su 10. Parababarababam. Te ne manca solo una. E mi serve una zona per salire. Oh, aspetta. Perfetto. Questo ci semplificherà dopo il ritorno. Altra X. Qua non mi sembra di vedere nulla. Ah, dovevo per forza fare i saltelli aggrezzatissimi perché sennò... Gigio. Ah no, ci arrivava, che sono scemo. È mio. No, è mio. L'ho visto prima io. E me lo insacco io. Ti stai insaccando quel blocco. Ehi, che vuoi? Vuoi insaccarti quell'omuncolo rosso anche tu? Non ti basta l'omuncolo che ti stai già insaccando? Parli te che non ti accontenti di quel blocco. Te. Non mi va più il blocco. Smettetela. L'omuncolo rosso è mio. Te lo scordi? Mario! Luigi! Ma cosa?
Tu non sei un calzasacco. Vieni qua, Luigi. Che schifo. Sei ricoperto di vomito, Luigi. No, dove sono? Si era infilato di nascosto in un calzasacco per prenderci di sorpresa. Che vigliacco. Però non tutti i mali vengono per nuocere. Posso insaccarmi due omuncoli in un colpo solo. È mio. Let's go. Oh, i pidocchi. Ah sì, volete insaccarci? E allora io vi martello. L'esistenza, stronzi. Questo per avermi ricoperto di vomito. Dai, è su che prendiamo. None. Dicevo, sai che tanto è meglio non saltarli? Dicevo, dai che prendiamo, esatto, il colpo fortuna e ci becchiamo un bel po' di punti esperienza. 240 l'uno. Cavolo, Luigi. Bravi. Peccato, vabbè, non importa. Guarda Luigi adesso quanto è avanti. Mannaia, quanto odio quando succede queste cose. Allora, uno. Ultimo tassello, attacco. Vediamo tutti i tasselli, attacco, attacco speciale. Yes, abbiamo ottenuto uno degli attacchi più fighi del gioco e anche uno dei più utili. Adesso potete usare il dolcesto. Dunque, ora possiamo tornare dall'amico. Prima però mi faccio un giro di vendetta. E tra l'altro, nel caso non avessi preso la calza, questo immagino. Cioè non avessi preso il blocco prima. Ecco qua. Dunque, ci facciamo il giro con Mario e Gigio e andiamo a prendere le X mancanti e a uccidere le calze. E rieccoci dal nostro amicone iperspazio temporale. Gian Pasquale, abbiamo preso un attacco pari a 1000 terremoti. Avete imparato l'attacco dei 1000 terremoti? Volete provarlo? Certo. Oh, i pidocchi. Adesso ti attaccheremo con l'attacco più forte che abbiamo. Vai, Luigi. È il momento di mangiare. E vai. Si magna. Piripi, piripi. Dai, Mario, tiralo su. Porca miseria. Mi avete liberato da questa posizione. Che questo tra l'altro è l'unico scontro che non puoi vincere nel gioco. Mamma mia, che colpo ragazzi. Cosa avete fatto? I pilastri erano stati eretti con 1000 ciottoli. Avete sciolto 1000 anni di postura. Anche le 1000 onde del tempo hanno smesso di sussurrare. Io stavo solo scherzando, ma voi mi avete preso sul serio. È finita. Non mi resta che riposare per altri 1000 anni. Tenete la curastella prima. Ehi, non fare scherzi. Non ho più energie, lasciatemi stare. Stai scherzando, vero? Tu sei uno dei saggi e ci hai fatto una promessa. Vero, ho promesso, aspettate un attimo. Ah, che male. Che dolore. Ecco, prendete e andatevene via, bastardi. Wow. Ale, ecco, prendete. Yahoo! Hai ottenuto la terza e ultima curastella. Però questa posizione è 1000 volte meglio. Avverto la terra e cioè 1000 sfaccettature. Voglio provare a rimanere così per altri 1000 anni. Ciao, non venite a disturbarmi. Ok, abbiamo tutte e tre le curastelle. Dobbiamo andare dal dottor Dotto a Fungopoli al più presto. Grazie, Jakran, a presto. Volete andare a Fungopoli? È 1000 volte lontana. Ma se volete vi faccio volare fino a Fungopoli. E come fai? Non sottovalutare il potere dello spazio, cioè della terra. Ho fatto volare anche un essere più grosso qualche giorno fa. Volete provare? Certo. Bene, fissate attentamente lo spazio profondo. Non abbassate lo sguardo, non voglio rivelare il mio trucco. Wow.
È tutto pronto! 1000 leghe in uno pla! Puff! Brum 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 brum. Ma dove siete apparsi voi? Detto questo, c'era un funghetto. Ecco, lo sapevo. Mario, Luigi, sapete come si fa a infilarsi sottoterra? Bene, allora vi darò qualche cosetta, ma va? Vedete quella cavità scavate, balzate fuori e... pum! Otterrete un fagiolo! Bravi! Sotto quelle cavità sono nascosti dei fagioli. Potete mangiarli per diventare più potenti. Uno solo non fa molta differenza, ma mangiandone tanti, in men che non si indica, vincerete ogni scontro. In giro per il regno dei funghi ci sono tante cavità fatte così. Il menu stellare vi indica quanti fagioli avete trovato. Datevi da fare, ma mi raccomando, non ditelo a nessuno. Certo. Che poi, arrivi un po' tardi con questo consiglio, amico. Come se noi non fossimo già pieni di fagioli. Detto questo, il gioco ci dice di fare in fretta ad andare subito a Fungotopoli a dirlo al Dottor Dot. Ma noi siamo stronzi. Non ce ne frega niente che la gente sta crepando per via della gravi trombolite e ce ne andiamo a fare un altro giro, appunto, al castello di Bowser. Io adesso non so se sono del livello appropriato, devo essere sincero. Ma in ogni caso me la caverò lo stesso. Ad esempio, guarda quante belle X. E poi, qui c'è un tubo blu. Dove ci porterà? Siamo già arrivati qua sotto, esattamente dove volevo arrivare. Pensa un po'. Noi ci salutiamo qui. La prossima puntata scenderemo nelle profondità del castello insieme a Mario e Luigi questa volta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se siete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.